serie di accordi di palla a mano. Andiamo a presentare le squadre. Cominciando dagli ospiti di Bolzano, con il numero 23, il capitano Mutovic, con il numero 1, con il numero 2, Di Giulio, con il numero 3, Trevisoni, con il numero 7, Walcher, con il numero 9, Zarloni, con il numero 11, Franster, con il numero 12, Lungo Vitic, con il numero 14, Paresato, con il numero 15, Pejovic, con il numero 18, Oggi, con il numero 22, Ulocic, con il numero 25, Weber Hofer, con il numero 29, Basic, con il numero 30, Lasser, con il numero 99, Panzic, allenatore, il signor Sbocci. Per parlare di Cattolino, il capitano del numero 3, Benci. Dobbiamo credere di più in noi stessi, che possiamo farcela, giocare con più coraggio, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Queste le parole del mister Alessandro Fusina alla vigilia dell'ottava giornata di campionato di Serie A Gold. In campo Vikings Rubiera contro Bolzano. Benvenuti a tutti qui dal Pallaburs di Rubiera, in diretta qui con me alla regia, alla telecronaca, il mio fedele compagno di avventure Giuseppe Andronaco. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Giuseppe. Con il numero 31, Julio Vacco, con il numero 91, Pani, con il numero 94, Cercarini, allenatore signor Fusina. L'arbitro della giornata saranno il signor Castellino e il signor Manuele, e il commissario Fucci anche il signor Pagliani. Buona partita a tutti. I classici saluti prepartita tra le due squadre. In bianco i Vikings Rubiera, in rosso il Bolzano. Vediamo se quest'oggi i Vikings Rubiera riusciranno a riscattare la prestazione non positiva di mercoledì contro i campioni d'Italia Fasano. Cosa ti aspetti da questa partita, Nicolas? Sì, sicuramente mi aspetto una reazione, mi aspetto di vedere il bel gioco che c'è stato all'inizio della seconda fase di gioco della partita contro Fasano, il recupero della sesta giornata che si è giocato qui al Pallaburs mercoledì. Speriamo che i ragazzi mantengano la concentrazione per tutti i 60 minuti, che forse è la cosa più importante che devono, diciamo, imparare a fare. Vero, quello che gli manca in questa fase del campionato. Vero, vero, vero. Quindi sei d'accordo con le parole del mister Fusina? Assolutamente d'accordo. Speriamo che anche i ragazzi in campo riescano a coglierle e che ci regalino un bello spettacolo qui in questa sera di pallamano. Tutto è pronto per l'inizio del match. Si abbassa la musica, tutto è pronto, la palla è al centro, il fischietto è in bocca e fischia l'inizio della partita. Gli ospiti con la palla in mano attaccano da destra verso sinistra, scambio di saluti tra le due squadre, comincia questo match. Bolzano con la palla in mano, Panzic per l'ala sinistra, Parisato, al centro Turković che riceve palla. Dall'altra parte il numero 11, Branch. Il giro palla di Bolzano. Scambio tra i terzini. Panzic al centro. Branch prende l'ala destra. Ancora lo scambio di palla. Nessuno attacca. Si alza e tira il numero 99, Panzic. Lasciato libero senza nessun contatto dalla difesa rubierese.
1-0 Bolzano, Casa spinge subito dall'altra parte, per Strada, uno contro uno importante di Casa che libera lo spazio, Strada trova la rete ma Bolzano spinge ai 200 all'ora. Sembra di rivedere la fotocopia della partita con Fasano. Sì, penso proprio che anche loro hanno una seconda fase molto veloce, quindi dobbiamo stare attenti, come però non abbiamo fatto la partita scorsa. Spero che il mister l'abbia detto ai ragazzi. Speriamo che sia così. Entra intanto Della Santa al posto di Oleari nella fase di attacco. La rete segnata del 2-1 da Dejan Turkovic. Bandiera di questa squadra. Comincia l'attacco Rubiera con Casa al centro, l'uno contro uno per Della Santa da terzino sinistro. Strada all'occasione di entrare, il palleggio, bellissimo, la finta, bellissimo, ottima incursione di Casa che batte l'estremo difensore altoatesino. Dall'altra parte subito Bolzano, non si fa attendere, giro palla, rallenta un attimo il gioco per costruire l'azione. Bellissima azione prima dei Vikings. Assolutamente sì, bellissima, costruita bene. Partita in velocità senza palleggio, questo è fondamentale nella pallamano, non rallentare il gioco. Bolzano adesso con la palla in mano a Panzic, l'uno contro uno. Si gira palla tra i tre terzini. L'arbitro si accorge del troppo giro palla e fischia. Bravissimo! E alza il braccio del passivo, arriva il tiro dell'ala. Il numero 14, Parisato, bloccato, parato da Voljuvat. Strada, uno contro uno, importante. Non lo tengono. Nuovamente battuto l'estremo difensore. 3-2 per i ragazzi di Casa. C'è una bella intensità in fase offensiva in questo inizio partita. Sì, ma ho visto anche appunto Strada che... questa partita ha iniziato a titolare e sta facendo bene i primi minuti. Molto forse, bene. Forse gli serviva un po' di coraggio, un po' di... Del coraggio di cui parlava in precedenza Fusina nel discorso che abbiamo letto a inizio collegamento. Intanto recupera una palla importante Rubiera con una difesa eccezionale. Adesso vediamo come organizzerà la fase offensiva. Si parlano della Sante Berlogui. Si comincia con un cambio di posizione con Casa che si sposta al centro. Palla gira tra i tre terzini. Parte l'attacco adesso, nuovo cambio di posizione. Strada per Della Santa che è rapido, è veloce e fulmina il portiere in doppio appoggio sopra la testa dei difensori. Tocca soltanto. Dall'altra parte però Bolzano. Bello. Il numero 2 di Giulio all'ala destra trova una rete non facile, giocata bene. Strada di nuovo all'uno contro uno, tiro di rigore, difesa in area di Panzic, nessuna protesta, abbastanza evidente. Della Santa si incaricherà del tiro dai 7 metri. Della Santa l'appoggia sotto la traversa, gran rigore di Della Santa. Sì, Della Santa questa partita ha iniziato facendo quello che non ha fatto la partita scorsa, quello di segnare, perché se ti ricordi i primi 3-4 tiri erano andati fuori, aveva perso un po' l'entusiasmo, era andato giù di morale e non era stata un'ottima prestazione. Assolutamente, della... quello che gli era assolutamente mancato la partita con Fasano. Siamo dall'altra parte però, Bolzano palla in mano, Turkovic all'uno contro uno, bellissimo spin move, palla per l'ala sinistra, l'arbitro dice che non c'è niente, forse toccato, Parisato, ma siamo subito dall'altra parte con Della Santa che spinge la seconda fase, la palla per Berlogui che riesce a controllarla, peccato, ha difficoltà nel controllare palla e poi non riesce a trovare un tiro pulito a rete, si resta sul 5-3. È un tiro che cerca spesso il nostro pivot, quello della palla rimbalzata per terra, e ogni tanto va bene, ogni tanto come in questo caso non riesce ad inquadrare la porta. Qui dava proprio l'impressione che non fosse riuscito a agganciare bene la palla, che gli fosse un po' scappata. Dall'altra parte l'uno contro uno di Panzic, sventato il pericolo dall'estremo difensore del Rubiera, sarà solo 9 metri per Bolzano che riparte con Turkovic che gira la palla. Va a prendere il pivot Pejovic,
Altissima la difesa rubierese, che cerca di evitare il possesso palla della squadra di Bolzano. Ottimo! Bogliubaz. Bellissima parata. Grandissima parata. Grandissima parata. Il pivot era stato trovato in maniera egregia da Panzic, che ha fintato il tiro e ha scaricato palla al pivot. Altrettanto egregia è stata la parata di Bogliubaz. Bella ma inutile, perché comunque l'arbitro ha fischiato area al pivot. Resta comunque importante per il morale. Sì, anche lui la scorsa partita non aveva brillato, quindi forse avrà fame di riscattarsi. Sicuramente hanno tutti fame oggi in campo. Dall'altra parte Casa, l'uno contro uno al centro. Si alza Casa, solo palla esterno per lui. Buona l'azione offensiva comunque. Turković spinge la seconda fase di Bolzano, viene fermato dalla difesa rubierese. C'è già un cambio tra le fila della squadra ospite degli altoatesini. Cambio nella posizione di terzino destro. Entra il numero 22, Udovicic. Gira palla Bolzano, fa partire lo schema. Turković si butta fortissimo in uno contro uno, la scarica al numero 99 Panzic, che vede però un Bogliubaz in questi primi minuti in forma smagliante. Nega ancora la rete al terzino sinistro altoatesino. Casa dall'altra parte per strada, l'uno contro uno, va sul fondo Casa. Bravo! Infermabile in questo inizio partita. Ne ha di più sulle gambe rispetto a Turković, che però è già dall'altra parte. Turković, che movimento bellissimo. Finta al tiro, ci cascano tutti. Appoggia la palla per terra e segna una rete che sembra facile ma non lo è, dai 6 metri, battendo l'estremo difensore del Rubiera. Bella azione offensiva qui da parte di Bolzano. 8 sul cronometro, 6 a 4 per i padroni di casa, che si trovano ora in attacco. Esce Berlogui, cambio di posizione della Santa Strada, che va al centro, fa partire l'attacco della Santa. Casa si alza, palleggia, lo spin move, cerca il pivot, rammendato il fallo, si ripartirà dai 9 metri. Della Santa per Casa, l'uno contro uno, forzato, viene fischiato il fallo. I giocatori di Bolzano pensavano fosse stato fischiato un passi. Cos'è? Viene mollata la palla pensando che avessero già battuto. La recupera Panzic, che va in contropiede ma sbaglia. E dall'altra parte, dopo la parata di Max, pessima scelta secondo me di Della Santa, quella di passare la palla là. Eravamo in un in più, potevamo... Anche secondo me un passaggio veramente difficile, che poteva essere una buona soluzione, ma comunque c'era il terzino libero lì sulla sinistra. Peccato, peccato, non ci deconcentriamo. Dall'altra parte Bolzano con Turković, tenta l'uno contro uno, Panzic si alza, fermato egregiamente dalla difesa rubierese. Ancora Bolzano, Panzic forza l'uno contro uno, va al tiro, fuori, viene fischiato 9 metri. Si riparte quindi. Panzic sale di Giulio, Turković l'uno contro uno, Panzic ancora dagli 8 metri senza nessuno che esca, e stavolta fa male e segna la rete del momentaneo 6 a 5 per i padroni di casa. Della Santa dall'altra parte tenta l'uno contro uno un po' forzato. Bartoli recupera palla, Berlogui la prende, l'aggancia con forza, vigore, volontà, e si porta a casa questa rete importante, 7 a 5. Ribaltamento di fronte ancora a Panzic, che cerca il pivot, fermato da Nico Casa. Si lamentano gli ospiti, forse per una probabile difesa in area. Gli arbitri non la pensano così. Ancora quindi possesso nelle mani di Bolzano, che gira la palla tra i tre terzini. Turković, cambio di posizione per il terzino destro, all'uno contro uno, fischiato area. Evidentemente il pivot Pejovic ha tagliato in area, se ne accorge l'arbitro di fondo e consegna le palle in mano a Rubiera.
Sì, questo inizio di partita lo vedo positivo per i Vikings Rubiera. Secondo me sono entrati in campo con determinazione quest'oggi e si vede. Non vorrei gufarla, Nicolas, però... No, assolutamente, non stiamo facendo ancora pronostici, è troppo presto. Però l'atteggiamento in campo si vede che è positivo, propositivo. Qui della Santa tenta l'uno contro uno, un po' forzato, viene bloccato dalla difesa altoatesina. Adesso strada per Della Santa, che prova ancora a sorprendere il portiere. Benci recupera palla, la consegna a strada. Della Santa per casa, all'uno contro uno, forza, la si porta a casa. Un due minuti per la squadra ospite. Il pivot Pejovic, l'autore del taglio in area in precedenza, sbaglia anche in fase difensiva, non riesce a tenere il nostro Nico. Sospensione di due minuti, quindi vantaggio numerico per i ragazzi di casa per due minuti di gioco. Non si è capito cosa ha fischiato, se 9 metri rigore. Da come sono messi i giocatori in campo sembra esclusivamente 9 metri. Ma da regolamento come sarebbe rigore? Dipende dove è avvenuto il fallo. Se mentre stava saltando per tirare in area o leggermente fuori. Poteva essere rigore. L'arbitro decide che saranno solo 9 metri. Si ripartirà da lì, dalla linea tratteggiata. Adesso Rubiera, vantaggio numerico, deve gestire bene questa situazione. La palla per Bartoli, che non va a tirare. Ancora palla per Bartoli, la palla resta in campo, è passivo. Berlogui perde palla, casa a Berlogui. Berlogui parata, di nuovo palla in mano a Rubiera. Grandissima parata in uno contro uno del numero 12, Nungovitic, che in questo caso è stato fenomenale. Per fortuna resta in mano la palla Rubiera. Sarebbe importante trovare la rete in superiorità numerica. Sì, sarebbe molto importante, visto che nella scorsa partita le superiorità numeriche non le abbiamo proprio sfruttate al massimo. Quest'oggi mi sembra che i ragazzi possano farlo, possono sfruttare questa superiorità. E vedremo. E il rimanente quarto d'ora di partita, se riusciremo a rimanere sempre sopra di due reti o se ci faremo recuperare. Solo il tempo ci dirà quello che sarà. Intanto rientrano in campo i giocatori del Bolzano, dovranno rientrare in campo anche quelli di Rubiera. Fusina dà le ultime indicazioni. Intanto 12 sul cronometro, 7 a 5 per la squadra di casa. Si abbassa la musica, riprende il gioco. Palla in mano a Rubiera, che comincia l'attacco con cambio di posizione, strada al centro, l'uno contro uno, casa. Cerca una palla improbabile per l'ala destra, fortunatamente viene deviata. Ragazzi, bisogna sfruttare questa superiorità numerica, non sembra in questo momento che siamo un giocatore in più. Benci dall'ala, Benci! L'esperienza di Capitan Benci! Porta la palla a mano Rubiera sull'8 a 5. Azione estremamente confusa che fortunatamente si è conclusa con una rete per i ragazzi di casa. Sì, vedo che abbiamo l'istinto di cercare le ali in questi primi minuti e anche delle volte magari forse forzando un po' il passaggio. Sì, probabilmente sì, in certe situazioni non è sempre necessario. In questo caso buona la difesa di strada sul numero 23, Basic. Scusate, il numero 29, Basic. Viene fischiato fallo, passi sotto fallo. Turković stava per entrare dai 6 metri, fortunatamente è arrivato il fischio arbitrale a interrompere una possibile situazione pericolosa. Riparte intanto Bolzano. È decisamente una bella sassata quella che ha tirato Udovcic dalla posizione di terzino destro. C'è il rientro, casa
all'uno contro uno appena prima che rientrassero tutti e sei i giocatori in campo. Parità numerica in questo momento. Gira palla il Rubiera con Chiasa che si sposta al centro, fa partire l'attacco. Tentano il Kempa, il gol al volo che non riesce, ostacolato della Santa. Turković dall'altra parte spinge la palla veloce, i ragazzi Rubiera coprono bene. Panzic in doppio appoggio, il braccio, il suo braccio, anche se non salta, raggiunge quote elevatissime, è difficile murarlo, le braccia erano anche giù, nulla da fare per Voljubac. Accorcia le distanze Bolzano, 8-7 in questo momento per i padroni di casa, che devono un attimo riorganizzare le idee in fase offensiva. Tanto cambio tra i pali del Rubiera, entra Meletti, ma dall'altra parte della Santa per casa si sposta al pivot, casa all'uno contro uno, l'incrocio per strada che si butta tra i due terzi, la palla viene persa, non viene fischiato fallo, spinge quindi la seconda fase, la palla arriva a Parisato che viene fermato. Vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro, dal fischio sembrava a 9 metri. Tiro di rigore invece per Bolzano, strano in queste situazioni, soprattutto quando il giocatore è lanciato in contropiede, che non venga presa la decisione di dare 2 minuti se viene, no, però, assegnato il fallo. Però è stato bravo a mettersi davanti al giocatore e non arrivarci da dietro, perché da dietro sarebbe stato sicuramente fallo. Assolutamente. Intanto Udovcic segna la rete del pareggio, 8-8, quando sono passati 16 minuti sul cronometro. Rubiera calata un po' in fase offensiva in questo momento, deve recuperare le energie. Della Santa all'uno contro uno salta in altissimo ma non tira, poi casa, finta della Santa, entra, perfetto, perfetta è anche la parata di Nungovitic, estremo difensore del Bolzano. Sì, è la seconda parata spettacolare che ci fa vedere oggi questo portiere, la prima sul pivot e la seconda questa, molto bravo, sta dimostrando dai 6 metri di essere un portiere eccezionale, prima con la parata su Berloghi e adesso su Della Santa. Berloghi esce, porta fuori Basic che sembra aver subito un colpo al volto, si chiariscono i due. Viene pulito il campo dal sudore del line player di Bolzano, si può riprendere la partita, palla in mano agli ospiti. Turković finta il cambio di posizione, esagera coi passi, buona l'idea, brutta esecuzione in questo caso. Casa dall'altra parte per strada, la gira per Benci che non ha spazio per tirare, si torna da casa quindi che trova Berloghi che agguanta un pallone davvero difficile. Sì, complimenti. Sì, sì. E conquista un tiro dai 7 metri. Se ne incaricherà nuovamente della Santa, sperando che l'esito sia uguale a quello che abbiamo visto in precedenza. Ha preso veramente una palla quasi impossibile da prendere Berloghi, che si distingue sempre sia in attacco che in difesa. Vediamo. Della Santa non si fa sorprendere dai giochi psicologici dell'estremo difensore altoatesino, anticipa il tiro, la mette sotto la traversa e riporta la palla a mano Rubiera in vantaggio, 9-8. Riparte Bolzano in attacco, Panzic in posizione centrale, Udovcic. Panzic trova il pivot con un movimento magistrale, il numero 29 Basic, bellissima manovra offensiva di Bolzano, ma dall'altra parte casa all'uno contro uno cerca di spingere, viene fischiato fallo,
si sposta in questo momento Strada in posizione di pivot, esce per Luogui a riposare per far entrare Oleari, il gioiello della pallamano Rubiera. Sì, è molto classe, giovane, classe 2001, in posizione di terzino sinistro. Della Santa intanto al centro, l'uno contro uno, viene preso, fischiato un semplice fallo. Ancora Della Santa, palla per casa, uno contro uno, fermato. Rischia di lanciare via la palla, per fortuna viene fischiato fallo. Sarà passivo a breve, taglio di Benci. Casa per Della Santa, il passivo non tarda ad arrivare. Para l'estremo difensore dall'altra parte, Bolzano. Oleari recupera una palla fondamentale, rientrando per coprire il contropiede. Della Santa palleggia, volevano probabilmente doppia. Fischiato taglio in area al pivot Strada. Fasi leggermente confuse queste ultime due azioni della partita. Bolzano con la palla in mano, Panzic vede la difesa immobile sui 6 metri, palleggia, fa tre passi, si alza, tira e segna. Tutto estremamente troppo facile per lui. Sì, la sua altezza e la sua velocità lo aiuta a raggiungere delle velocità e delle altezze che se la difesa non esce fuori fa sempre gol. Assolutamente sì, è importante metterci una pezza, andare al contatto almeno, come abbiamo fatto poi nelle prime fasi di gioco. Casa, l'uno contro uno, forzato, raddoppiato, tiene bene Basic. Berlogui la restituisce a casa, in posizione centrale, Oleari, l'uno contro uno, casa. Berlogui ancora prende una palla impossibile anche questa, si scontra però con il volto di Basic. Speriamo che il ragazzo stia bene, che sta giocando una partita incredibile. Entra in campo la dottoressa per assicurarsi che il nostro pivot stia bene. Assegnati 2 minuti a Basic per il contatto appunto avuto poco fa con Berlogui, che in questo momento si rialza, sembra stare bene. Si confronta con l'arbitro che ha idee diverse evidentemente dalla sua, penso sia stato fischiato esclusivamente un 9 metri. Si ripartirà quindi dai 9 metri. Un po' di scaramucce. Fondamentale l'aiuto della dottoressa per far sì che si riprenda. Si ripartirà quindi dai 9 metri. Pallamano Rubiera, uomo in più per 2 minuti. Quando sono 20 quelli passati sul cronometro. 9 a 10. Casa trova Bartoli all'ala. Bartoli, perfetto. Non si fa sorprendere dall'uscita dell'estremo difensore e riesce a batterlo. Risultato che torna in parità. Extra player per Bolzano. Esce il portiere per lasciare spazio a un giocatore di campo e giocare in parità numerica. Panzic al centro, l'uno contro uno, forzato. Bella parata però. Bellissima parata, bella di Meletti. Parata. Riparte quindi Bolzano. Udovicic cerca di far uscire il pivot, Berlogui lo tiene benissimo. La palla arriva a destra, Panzic cerca il pivot che viene fermato in maniera regolare secondo gli arbitri. Dall'altra parte Bartoli segna la rete del momentaneo 11 a 10. Onestamente non so dire se questo poteva essere fischiato come fallo, se la palla è stata recuperata in precedenza. Gli arbitri hanno preso la decisione di far lasciare andare avanti il gioco. Meglio così, devo dire, Nicolas. Assolutamente, per noi è meglio così. Berlogui, lavoro magistrale in questo momento di Berlogui in difesa.
sfondo, sfigato sfondo, fischiato a Pandžić. La palla viaggia, Berloghi si ferma, la fa ripartire dai tre terzini che avranno il compito di mantenere l'intensità alta, di trovare la rete per aumentare il vantaggio. Ancora superiorità numerica per pochi secondi per i ragazzi di Rubiera. Casa cerca la palla, cerca la palla all'ala. Parisato riesce a capire, ma la consegna al portiere, e nella palla a mano questo non si può fare. Viene fischiato quindi 9 metri. L'arbitro si accorge che il numero 99 Pandžić perde sangue probabilmente dal ginocchio, e quindi per regolamento è costretto a scendere per medicarsi. Intanto ritorna la parità numerica. Al posto di Pandžić entra in difesa Turković in posizione di terzo. Rubiera alla manovra offensiva, Oleari al centro, Strada a destra, Oleari, Strada, cambio di posizione, Della Santa si sposta, Berloghi, Strada, ritorna da Della Santa, la palla è per Bartoli che non se la sente di tirare, Della Santa si palleggia sui piedi, stavolta è evidente e va fischiato effettivamente il fallo. La palla in mano a Bolzano, che in mano ha la palla del possibile pareggio. Partita fino a qui decisamente equilibrata. Ci devo dire che equilibrata a tratti, secondo me sembrava a favore della squadra di casa, perché sta giocando veramente bene. Primi 22 minuti belli, concentrati. La difesa, tranne qualche piccola sbavatura, secondo me sta giocando bene. Sono d'accordo, stiamo assistendo a una bellissima partita in quel di Rubiera. Bellissimo! Oleari, ottima difesa su Dovčić. Turković si alza, tira sotto la traversa, Meletti non può niente. La rete del momentaneo, 11 pari. Quando mancano 6 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Casa, Strada, incrocio, Della Santa, Casa prova ad entrare, Casa, rete, riparte la squadra ospite, Turković, è entrato il numero 9 Zanon, adesso stanno cercando di organizzare l'attacco. Ottima difesa del Rubiera, che continua a difendere in modo magistrale. Turković, Zanon, parata del nostro Meletti, e Rubiera rimane sopra di un punto a 5 minuti dalla fine. Adesso Casa che prova l'attacco, Bartoli entra e segna, cinico, la nostra ala sinistra che ogni volta che ha la possibilità di andare al tiro non sbaglia. Chiamato time out, ottima questa fase di gioco del Rubiera, che difende bene, attacca e tramite la nostra ala riesce a mettere il più 2 a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Buonissimo break dei ragazzi di casa. Assolutamente sì, assolutamente. Questo primo tempo devo dire che era le cose che dicevamo che mancavano, la partita mercoledì con il Fasano, quella del recupero della sesta giornata. Stiamo facendo bene. Vero che le due squadre hanno caratteristiche diverse, secondo me ci aiuta il fatto anche che le seconde fasi sono un pelo un po' più lente rispetto a quelle di mercoledì scorso. Ritornano in campo le squadre per riprendere gli ultimi 4 minuti
della partita. Si riparte quindi con la palla in mano a Bolzano, riparte l'azione offensiva dei ragazzi altoatesini, velocissimo l'attacco di Zanon verso il centro, fermato Turković adesso, ancora per Zanon, Udovcic incrocia con Zanon che si alza, tira e trova la rete, il numero 9 Zanon, prima rete per lui in questa partita, 13-12 il risultato. Dall'altra parte casa, Berlogui, trovato perfettamente, esulta Berlogui, ottimo l'asse Berlogui questa sera, si sono trovati alla perfezione. Bolzano adesso in attacco, ultimi 4 minuti sul cronometro che scorrono, taglio dell'ala sinistra, trovato il pivot in maniera perfetta, fermato fallosamente da Berlogui, buona la parata di Meletti, 2 minuti in questo caso assegnati a Berlogui, scelta arbitrale è giusta. Sì, era in aria, stava andando a tirare da dietro, l'ha trattenuto, i 2 minuti sono giusti. Sì. Cambio in porta, esce Meletti per lasciare spazio a Voljuvac per provare a fermare questo tiro dai 7 metri. Se ne incarica Udovičić. Fischia l'arbitro. Udovičić fa una finta. E alla seconda occasione, dopo la finta, tira, segna la rete del momentaneo 14-13. Palla in mano Rubiera, che adesso si vedrà costretta a giocare in meno, ma non nella fase offensiva. Anche lei giocherà con l'extra player. Vediamo cosa riuscirà a fare. Gira palla intanto Rubiera, che non ha nessuna fretta di cominciare l'attacco. Incrocio con Benzi, che si sposta in posizione di terzino sinistro praticamente. Torna nuovamente all'ala destra. La palla è per Oleari. Bartoli se ne andrà in panchina. Della Santa, telefonato il tiro, addirittura murato. Arriva facilmente tra le mani del portiere. Udovčić in contropiede, questa volta non sbaglia, 2 reti per lui nell'ultimo minuto, prima il rigore poi questo contropiede, riportano la partita in parità. Soffriamo giustamente questa inferiorità numerica. Sì, probabilmente sì, c'è stato un ritorno di uno dei nostri prima che finisse l'azione, non ho capito il motivo, infatti è stato ripreso dal mister Fusina. Casa adesso prova l'uno contro uno, viene fermato dalla difesa di Bolzano, si riparte quindi dai 9 metri, Rubiera deve trovare una rete seppur difficile, fondamentale. Casa si lamenta di un contatto un po' più spinto, l'arbitro dice che si può proseguire. Casa per Oleari all'uno contro uno, supera Udovčić, viene però raddoppiato, tra poco sarà sicuramente passivo. Casa adesso senza pensarci due volte tira fortissimo in porta, Della Santa riesce a interrompere il palleggio del numero 15 Pejović lanciato in contropiede, si ripartirà quindi dai 9 metri. Finita la superiorità numerica per la squadra ospite, siamo rientrato Berlowi. Rientrato, sì. Siamo in parità numerica in questo momento. Il risultato è pari, 14-14. Praticamente l'ultimo minuto sul cronometro. Bolzano rischia di perdere palla. La palla arriva comunque a Zanon, all'uno contro uno. Turković lancia dentro Udovčić. Bellissima sassata sul secondo palo, basso, sopra la testa dei difensori. Difficile da vedere per il portiere. Sì, poi l'ha messa in basso all'angolina sinistra, era anche difficile da parare. Assolutamente sì. Si porta quindi in vantaggio Bolzano 15-14 quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Della Santa
incrocia con Strada, prova l'uno contro uno, cerca di forzare, trova l'ala ma viene fischiato il fallo prima. È importante secondo me fare il gol del pareggio prima di andare alla fine del... Assolutamente sì, e come dicevo in precedenza, Casa e Berlogui si trovano alla perfezione come due magneti di poli opposti quando si avvicinano. Viene anche fischiato due minuti per il giocatore altoatesino, che ferma in maniera decisamente fallosa il nostro Casa, che ha un uno contro uno micidiale questa sera. Due minuti, appunto, come dicevo in precedenza, al numero 15 Pejovic, il line player di Bolzano. 26 secondi mancano al tè caldo negli spogliatoi, siamo sul 15-15. Rubiera non deve subire gol, è importante, è in superiorità numerica, probabilmente Bolzano giocherà con l'extra player, infatti vedo già il portiere Nungovitic in panchina. Tutto è pronto per riprendere il gioco. Bolzano probabilmente porterà l'attacco fino alla fine del primo tempo, mi sembra la scelta migliore, la più saggia. Sì, proveranno ad andare a riposo con una rete di vantaggio. Intanto agli ultimi 10 secondi parte l'azione di Bolzano, Turković all'uno contro uno, Udovcic viene fermato, ottima difesa, lancia via la palla, ottima difesa, Meletti para, un ottimo tiro di Turković, che d'esperienza non aspetta di tirare il tiro franco. Meletti risponde benissimo, si va negli spogliatoi sul 15-15, breve pausa anche per noi, ci rivediamo per il secondo tempo, a tra poco.
mancino nostro si è fatto male all'allenamento, cioè dopo la partita di mercoledì ha preso due gambe gigie e c'è un versamento alla coscia. Ritorniamo in cabina di regia col tiro sbagliato di Ceccarini dall'ala con tanto spazio. Ottima la parata del portiere. Si torna in campo, Rubiera ancora in superiorità numerica. Ma Bolzano gioca con l'extra player. Bolzano in fase offensiva. Basic si gira, non riesce a tenerlo Bartoli, conquista un tiro dai 7 metri, decido di cambiare portiere, esce Maxim Bolivac, entra Mattia Rivi per provare a fermare il numero 22 Udovcic dalla linea dei 7 metri. Udovcic, Rivi intuisce ma non para, più uno Bolzano. Devono stare concentrati i ragazzi di Rubiera, cercare di non subire un break, restare in partita. Sì, devono cercare di continuare come hanno fatto nel primo tempo, perché ha fatto un primo tempo molto bello, molto molto bello. Speriamo che sia tale anche il secondo. Si strappa la maglietta di Nico Casa. Magliette un po' fragili quelle del Rubiera. Abbiamo visto anche la scorsa partita della Santa con tutto praticamente un rotolo di nastro adesivo addosso per tenere la maglietta intatta. Mi sa che ne utilizzeranno un altro, Nicola, sicuramente. Anche secondo me. Intanto della Santa, Strada rientra, giocatore di Bolzano, terminano quindi i due minuti. Non viene fischiato niente su Oleari, parte in contropiede il numero 7. Che va al tiro e segna la rete del momentaneo più 2, Walker. Avrei probabilmente fischiato io in questa situazione, fossi stato nell'arbitro, fallo, visto che comunque Oleari è stato raddoppiato da due persone della difesa di Bolzano. Non la pensano così i due arbitri, quindi si riparte dal 17 a 15. Brutto risveglio quello del rientro in campo per Rubiera, che adesso attacca con Della Santa, che va al tiro potente con Della Rabbia, scambia anche qualche parola col numero 11 Bransk. 16-17 dall'altra parte. Udovcic fulmineo il tiro, Rubiera deve spingere la seconda fase. Oleari terzino sinistro per Della Santa, Strada uno contro uno, spinge, molla la palla. Bisogna fare attenzione perché nella situazione precedente l'arbitro non ha fischiato fallo, evitiamo di perdere palloni in questo modo. La situazione è qui diversa, l'arbitro fischia, si riparte ai 9 metri. Strada, Della Santa, Oleari, ancora per Della Santa, il cambio di posizione, Oleari va al centro, fa partire l'attacco, si scambia nuovamente con Della Santa, la palla arriva a Strada, tenta l'uno contro uno, Oleari si alza, il tiro, la parata ottima del portiere. E poi bellissimo! Bartoli recupera la palla dal rimbalzo, l'appoggia sopra la testa del portiere. Che esecuzione di Bartoli, che nel cadere però si torce la caviglia probabilmente. Va, scende in panchina addolorato. Ottima esecuzione di Bartoli, ottimo anche il recupero del rimbalzo, super concentrato. Dall'altra parte Bolzano, Di Giulio taglia tutta l'area, buono lo schema, la palla arriva all'ala sinistra che stupisce, sorprende Volivac sul primo palo. Walker trova un'altra rete in questo secondo tempo, 19-17. Volivac torna in panchina, risale Meletti. Siamo nella fase offensiva per Rubiera. Ceccarini, Strada, Della Santa, Oleari vuole darla all'ala ma è bloccata. La palla arriva all'ala, Giacomo Boni che va a sostituire Roberto Bartoli. Cambio di posizione Della Santa, Oleari che va al centro, l'uno contro uno. Strada si ferma, trova un'ottima penetrazione. Grandissima esecuzione di Strada. Bisogna restare concentrati e continuare a difendere.
Panzic si butta dentro, viene però fermato. 9 metri per Bolzano. Sì, sì, ottima, ottima incursione di strada in, questo, in, questa, in questa azione. Che questa, quest'oggi sta giocando una partita ottima, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Assolutamente sì. Melletti in questo caso ferma la conclusione di Panzic, che in fase di rientro non era particolarmente rapido. Bolzano però riesce a fermare la controffensiva rubierese, che ripartirà. Gioco organizzato da Oleari. Strada della Santa, che dà indicazione a Berlogui. Strada, posizione centrale per Oleari. Esce Berlogui per un cambio di posizione. La palla arriva della Santa con un po' di ritardo. Strada della Santa, tenta l'uno contro uno. Strada della Santa, la prova a mollare al pivot. Per fortuna c'è il tocco di piede di Basic, numero 29. Ancora palla in mano rubiera. La palla è bagnata. Ci sarà quindi la sostituzione del pallone. Palla consegnata a Berlogui. Ritorna in campo Roberto Bartoli. Torna in campo anche Casa, dopo aver aggiustato la maglietta con del nastro adesivo trasparente che luccica con le luci del Palabursi. Speriamo che possa reggere, anche se ne dubito. Intanto Rubiera, Casa al centro, l'uno contro uno. Casa si alza, doppio appoggio letale, lo sa fare, lo fa bene. Dall'altra parte Bolzano spinge forte. Panzic, Udovcic, la palla bellissima per Basic, fa un movimento da professionista. Qual è? Della Santa, l'uno contro uno. Casa si sposta, va al centro, viene fermato, viene fischiato, palla in attacco però di Della Santa. Probabilmente viene fischiato sfondo di Della Santa. Onestamente non ho capito bene quello che è stato fischiato. Anche la panchina di Rubiera è della mia stessa idea. Dall'altra parte Panzic, come detto in precedenza, quando alza il braccio raggiunge le nuvole. La difesa non riesce a tenerlo. Trova la rete facile facile, bassa alla destra di Melletti. Sì, ha delle lunghe leve, quindi i ragazzi devono tenere le braccia alzate, specialmente in queste fasi un po', diciamo, di non attacco, perché in doppio appoggio fa molto male alla difesa del Rubiera. Assolutamente sì. Intanto qui della Santa perde una brutta palla, non perde un secondo invece il portiere della squadra ospite per lanciare Di Giulio, che scavalca Melletti, che sembra essersi fatto male sull'atterraggio. Viene chiamato tempo da mister Alessandro Fusina, che si lamenta con Della Santa per la palla regalata. Sì, nella situazione, sì, precedente ha cercato un passaggio al pivot davvero difficile, era veramente ben marcato Berlogo in quella situazione. Sì, molto molto nervoso il nostro mister, effettivamente, perché negli ultimi 5 minuti di partita non stiamo giocando concentrati con la testa. Assolutamente sì. Ricordiamo che il primo tempo era finito sul 15 pari quando sono passati 7:34 sul cronometro. Il parziale del secondo tempo è 7 per Bolzano e 4 per la squadra di casa, pallamano Rubiera, che si vede costretta adesso ad accorciare le distanze. Un'altra nastrata per casa. Cambia il colore del nastro adesivo. Vedremo a fine partita in che condizioni sarà la maglietta di casa. Potremmo comunicare alla direzione, magari alla dirigenza, di prendere due maglie. Assolutamente, magari tenerne due in panchina per ognuno, magari non per il portiere. Chissà se la nostra proposta verrà accolta dalle società. Intanto riparte la partita. Palla in mano per Rubiera, che deve organizzare bene il suo attacco, trovare la via del gol. Esce Berlogui, la consegna a casa, che va all'uno contro uno. Berlogui viene cercato nuovamente, la palla arriva in qualche modo a Berlogui ma viene fischiata area.
dall'altra parte Bolzano spinge, numero 22 Udovcic viene fermato, la palla arriva di Giulio, però dalla destra si riparte, fermato il gioco con la caduta di Udovcic, ci sarà sicuramente da pulire il parquet. Dobbiamo recuperare un po' di concentrazione. Assolutamente sì. Ce l'abbiamo nelle corde questa partita. Abbiamo tenuto testa agli avversari fino ad adesso. Non dobbiamo perdere il piglio del gioco. Dobbiamo mantenere la concentrazione in fase offensiva. Un po' troppa fretta secondo me da parte dei giocatori di Fusina. Intanto Bolzano costruisce l'azione, di Giulio taglia, Brass si butta dentro all'esterno dell'uno di difesa, non trova però la rete, casa. Anche questa è un'altra palla buttata. Quando parliamo di concentrazione parliamo anche di queste cose. Panzic, facile facile, salto alla gamba del portiere. Qui era importante, giocavamo praticamente un uomo in più che doveva ancora rientrare, il numero 11, riusciamo a consegnare la palla agli avversari. Fermato fallosamente Strada. Eccola che arriva la seconda maglia per il nostro giocatore. Ci hanno ascoltato evidentemente la società, anche in questo caso una palla insensata. Murata al tiro di casa, Murato. Di Giulio viaggia in contropiede. 10 minuti devastanti della formazione ospite, che è riuscita a portarci sopra di 5 reti in 9 minuti. Assolutamente sì, sono entrati con un piglio diverso in questo secondo tempo. Il tecato negli spogliatoi gli ha fatto bene ai ragazzi alto tesini, non ha fatto bene però ai padroni di casa, che sono sotto di 5 lunghezze in questo momento. C'è bisogno di cambiare qualcosa. Della Santa per Oleari, l'uno contro uno, di nuovo Della Santa cerca di buttarsi tra 1 e 2, prova un altro tiro forzato. Meletti è in difficoltà in porta, ha preso un'altra botta probabilmente alla caviglia, ma resta a coprire i pali del Rubiera. Dolorante. Bolzano adesso la palla in mano. Parte l'azione offensiva del Bolzano con l'uscita del pivot Basic, adesso al centro Udovcic, Panzic, bravi, va tenuto così, ci vuole questa difesa aggressiva. Panzic si butta in uno contro uno, viene steso, passivo, deve tirare la squadra ospite, tira e la manda in cielo. La cometa di Halley quest'anno arriva prima sopra i cieli emiliani. Palla esce abbondantemente sopra la traversa. Dall'altra parte Strada, sfondo evidente. Non riusciamo più a focalizzare la nostra energia per portare a termine un'azione offensiva degna di quello che abbiamo dimostrato nel primo tempo. Abbiamo fretta Nicolas, abbiamo troppa fretta secondo me nell'andare alla conclusione. Abbiamo smesso di iniziare l'azione con gli incroci come facevamo nel primo tempo per creare lo spazio e dobbiamo tornare ad essere più concentrati su questa fase. E il mister Fusina si sta scaldando molto in panchina, perché secondo me ha capito anche lui che questo è il problema. I ragazzi in campo però non sembrano dargli ascolto. Sì, buona la difesa in questo caso, recupera palla Della Santa. Dobbiamo spingere ragazzi. Strada, uno contro uno, Della Santa la prova a mollare al pivot, che riesce a girarsi, trova la rete. Bellissimo. Difficile ma comunque importante. Esce Berlogu in fase difensiva, entra Giovanardi, si passa da un 6-0 a una 5-1. Giovanardi alto in posizione centrale per provare a recuperare qualche pallone, a dare fastidio alla circolazione di palla di Bolzano.
che si trova a più 4 in questo momento. Buono il lavoro della difesa per ora. Turković, il cambio di posizione, Turković. Fallo. Oleari cercava di lanciare qualcuno, ma non ha trovato nessuno. Giovanardi adesso prende la posizione di terzino destro, Strada passa pivot. Evidentemente Berlowi ha bisogno di riposo. Sì, ha giocato un ottimo primo tempo e 10 minuti al secondo correndo tanto, difendendo tanto, quindi un po' di fiato, deve recuperarlo. Oleari forza l'uno contro uno, tenta il tiro, viene fischiato il fallo. Si riparte dai 9 metri, torna all'ala Bartoli che aveva tagliato in posizione di pivot. Giovanardi, Oleari, esce Strada, la palla per Giovanardi, Della Santa in posizione centrale, l'uno contro uno, si ferma, Oleari tira dritto tra uno e due, viene chiuso dal primo di Giulio con un leggero ritardo, viene quindi fischiato giustamente tiro di rigore. Se ne incarica nuovamente per la terza volta in questa partita Della Santa, speriamo che l'esito sia uguale a quello delle due volte precedenti, ce l'auguriamo sempre. Della Santa ancora una volta non aspetta. Anticipa il tiro e trova la rete. Siamo a meno 3, ragazzi. Piccolo break di 2-0 per la pallamano Rubiera. Bisogna continuare in questa direzione. Buona difesa di Giovanardi che mette pressione ai terzini. Uno contro uno di Turković. Giovanardi si lamenta che il fallo è avvenuto molto più lontano dei 9 metri, nonostante loro abbiano battuto nei 9 metri. Della Santa. Bellissimo. Senza paura. Forza e trova la rete. 25-22. Allora ecco il Bolzano che prova l'azione d'attacco, salta e spiazza Meletti. Ancora numero una volta 23. Turković. Troppo solo in posizione di terzino sinistro. Per un giocatore esperto come lui è facile trovare la via della rete in questo modo. Meno 4 Rubiera, a metà del secondo tempo è già passato. Giovanardi al centro, Della Santa a destra e Oleari a sinistra in questo momento. Cambio di posizione. Oleari, Della Santa, prova di nuovo l'uno contro uno, di nuovo il tiro, la palla è fuori, viene fischiato fallo. Sì, dobbiamo cercare secondo me di aumentare ancora di più il movimento dei nostri terzini centrali perché li vedo un po' fermi. Mi sembra di essere tornato a mercoledì sera in cui forzavamo tanto le situazioni di uno contro uno in palleggio. Sì, sono d'accordo. E la palla gira poco veloce, al contrario di quello che si è visto nel primo tempo, dove la palla girava davvero veloce e si trovavano gli spazi o i palloni per il pivot. Speriamo che ci possano sentire. Oleari, Della Santa, taglio di Ceccarini, Giovanardi per Della Santa, l'uno contro uno, Giovanardi non si attenta di andare al tiro, Della Santa, Oleari perde palla. Brutto. Peccato, stava girando veloce qui in questa situazione la palla. Cercano i pochi tifosi altoatesini presenti qui a Rubiera questa sera di caricare la formazione ospite in questa fase offensiva. Udovcic, Panzic, l'uno contro uno, cerca il pivot, non lo trova perché viene fermato bene dalla difesa rubierese. Panzic, Udovcic, Panzic, il taglio della sinistra, Panzic, fermato bene
cercato il pivot. Meletti quindi riparte, perde palla Bolzano, viene recuperata dalla squadra di casa. Da indicazioni Fusina, c'è un cambio tra i tre giocatori esterni, esce Della Santa per lasciare spazio a Giovanardi e Strada si sposta in posizione di terzino destro. Parte quindi l'azione con un cambio di posizione. Oleari, Giovanardi, uno contro uno. Oleari, la palla è un po' troppo indietro, palla a Giovanardi, di nuovo Oleari, tenta l'uno contro uno, consegna di nuovo, palla in mano alla squadra ospite, viene fischiato però fallo, sarà passivo sicuramente tra poco. Oleari decide di mettersi in proprio, viene però fermato egregiamente da Dungovicic, estremo difensore. Sì, con massima calma il Bolzano prova a spingere la fase offensiva, non ha assolutamente nessuna fretta. È in vantaggio di 4 lunghezze quando sono passati 18 minuti del secondo tempo. Spinge adesso, la palla arriva all'ala di Giulio che centra il primo palo, non la tocca nessuno, né Meletti né Giovanardi, sarà quindi palla Rubiera. Gestisce la palla Giovanardi, nuovo cambio tra i terzini. Ogni azione, ogni... troviamo giocatori diversi in campo per le fila del Rubiera per quanto riguarda la fase offensiva. Numero 10 Casa è rientrato in campo con la sua nuova maglia. Maglietta nuova di Zecca, che gli si addice decisamente di più rispetto alla versione full scotch. Intanto Rubiera, Della Santa per Casa, all'uno contro uno, palla Giovanardi, la molla, viene fischiato passi. Viene fischiato passi a Giovanardi. Che si lamenta con l'arbitro della decisione presa, anche da noi qui su non sembrava infrazione di passi. Ma no, anche perché aveva fatto un passo per provare ad entrare, quindi... Secondo me aveva anche palleggiato, tra l'altro. Ma poco importa, perché non siamo noi qui a dirigere la partita. Quindi siamo dall'altra parte con Bolzano in attacco. Udovcic l'uno contro uno, si muove bene il pivot, la palla gira bene, arriva Di Giulio che trova una rete eccezionale, aspetta il movimento del portiere, la palla dà un bacio alla traversa ed entra in porta. Casa dall'altra parte con un giro a palla veloce entra tra i due terzi e trova la rete del 27-23. Sì, devo dire che secondo me la squadra di Casa ha una certa dipendenza dal nostro giocatore Casa, perché si vede la differenza di quando è in campo e quando non c'è. Non ha paura di buttarsi dentro. Ottima! Ottimo! Tripla parata di Meletti. Tripla parata di Meletti. Che dà fiducia a Rubiera. Che ha salvato tre volte in maniera incredibile la porta del Rubiera. Complimenti al nostro numero 16, Riccardo Meletti, che ci tiene a galla in questa situazione. Ripartiamo dal meno 4. Mancano 9 minuti e 30 secondi sul cronometro. Della Santa! Avrei fischiato fallo. Sì, sì. Si accordano i due arbitri. Due minuti dati al numero 11, Branch. Due minuti dati anche per proteste a Bartoli. La decisione degli arbitri è particolare. Secondo me sono stati assegnati due minuti a Brands per il fallo in occasione della penetrazione di Della Santa, però la palla resta in mano probabilmente a Bolzano, o sarà esclusivamente 9 metri. Ingenuità di Bartoli in questo momento, ma andare a prendere due minuti per proteste non era diciamo una soluzione giusta, visto e considerato che potevamo sfruttare la superiorità numerica dato che siamo in attacco col possesso palla. Sì, giocheremo con l'extra player. È un peccato, come dicevi tu, ingenuità. Purtroppo, per fortuna, bisogna sempre accogliere le decisioni degli arbitri, perché
non ha assolutamente senso protestare, anzi si creano situazioni di questo tipo. È un peccato perché macchia anche la sua partita, stava giocando molto bene, è sempre molto cinico. Assolutamente sì, al tiro è devastante. Ripartiamo però in superiorità numerica in fase offensiva, giocando con l'extra player. La palla arriva della Santa, viene fischiato sfondo. Il tiro che colpisce il palo del numero 22, che vede la porta vuota. Udovcic tenta la rete, giocata giusta, sfortunato in questa occasione. Galeotto fu il palo per lui. Riparte quindi Rubiera, ancora in superiorità numerica. Casa vede Boni che tenta l'uno contro uno forzato, viene difeso, si lamenta della difesa di Di Giulio. In questo caso Casa forza una palla insensata per Berlogui. Dall'altra parte però, fase confusa della partita, bisogna spingere ragazzi. Il numero 7, Walker, perde la palla, gli scivola. Della Santa si brutta tra i due terzi e in questa fase confusa di gioco si conclude con una rete della squadra di casa, che si porta a meno 3 a 8 minuti dalla fine. Stiamo assistendo a una bellissima partita questa sera, Nicolas. Assolutamente sì, Giuseppe. Assolutamente sì, e speriamo che resti tale fino alla fine. Intanto Turković, l'inferiorità numerica si fa sentire, giro palla veloce di Bolzano che arriva alla rete rapida, si riporta sul più 4, analogamente a quanto successo e quanto succede tra le fila del Rubiera. Anche Bolzano gioca con l'extra player trovandosi in inferiorità numerica. Rientra per sbaglio Walker, se ne accorge l'arbitro, i due minuti non erano terminati, è rientrato in campo. Pensava fossero terminati due minuti di esclusione evidentemente e di poter rientrare in parità numerica. Si è visto anche qui dagli spalti che ha solcato la linea laterale ed è rientrato in campo. Vengono assegnati quindi nuovamente due minuti come da regolamento. Capiamo adesso come si evolverà la situazione. Giocheremo fino al 24esimo del secondo tempo con un uomo in più. Questi 4 gol di svantaggio non sono impossibili da recuperare. Un po' di confusione. Un po' di confusione deriva dal fatto che è stato assegnato due minuti nuovamente al giocatore Walker, che è rientrato prima del tempo dovuto, e quindi si stava cercando di capire se i due minuti fossero prolungati esclusivamente per quel giocatore o che il nuovo due minuti assegnato dall'arbitro comportasse il fatto che Bolzano in questo momento debba giocare in quattro. Sembra in questo momento che sia così, perché sono quattro le maglie rosse presenti in campo. Vero, 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 vero. Rubiera quindi giocherà con un doppio vantaggio numerico. Deve sfruttare questi due minuti per cercare di accorciare le distanze il più possibile. Assolutamente sì. Se non tutti i quattro gol di svantaggio, ma almeno arrivare sotto di uno e giocarsela fino alla fine. In questo caso è necessario trovare la rete. C'è Carini, alla seconda conclusione trova la prima rete. Terminano i due minuti presi in precedenza da Bolzano, che quindi in questo momento si trova con una sola esclusione di due minuti. Rubiera invece ha tutti i giocatori in campo. Resta però l'extra player per Bolzano, che fa uscire il portiere. Più 3 per gli altoatesini a 7 minuti dalla fine della partita. Comincia la fase d'attacco. Udovcic, Turković, punta l'uno contro uno, va dall'ala dove troviamo Basic, che resta fermo in porta, trova la rete. Basic era rimasto fermo
sdraiato per aver preso probabilmente una botta in testa. Rubiera prosegue l'azione, trova la rete. Meno due per la squadra di casa. Chiamato tempo da Sporcic, l'allenatore di Bolzano. Dovrà cercare di sistemare un po' le idee della sua squadra in queste fasi finali del gioco. La partita è tiratissima, 28-26 per gli ospiti. Di questa breve interruzione per il time out per ricordarvi che Bolzano in questo momento, con 6 partite giocate, 5 vinte e una pareggiata, si trova al terzo posto in classifica con 11 punti, mentre Rubiera fa analino di coda. Sono 7 le partite giocate, 6 le sconfitte e 1 il pareggio arrivato nella prima giornata di campionato. Ricomincia la partita in quel del Pallabursi, gli ultimi 6 minuti di gioco. Siamo pronti a goderci lo spettacolo di questo finale di partita. Panzic, arriva palla a Udovcic che tenta la conclusione, viene fermato. Sarà necessario pulire il campo. Devo dire che le statistiche però non rendono giustizia a Rubiera, perché le prestazioni che abbiamo dimostrato di poter fare in campo sono queste di quest'oggi, quindi di giocarsela con tutti, un po' sfortunati però, e a qualche calo di concentrazione hanno portato a far sì che il Rubiera sia in questo momento attualmente ultimo in classifica. Riparte l'attacco quindi di Bolzano, si alza benissimo Udovcic senza mani addosso, trova la rete del 29-26. Dall'altra parte Rubiera deve spingere sull'acceleratore, finisce la superiorità numerica. Boni, buona conclusione, straordinaria la parata di Nungovitic, il numero 12, estremo difensore di Bolzano. Nessuna fretta. Che a 5 dalla fine fa una parata importante. Si gioca adesso con la palla in mano a Bolzano. Udovcic, Panzic, Udovcic si ferma, cambia direzione, la palla arriva a Turković, ancora per Panzic, viene fischiato passivo, la palla arriva al pivot, la palla gira, Udovcic sempre le braccia giù della difesa, trova una rete in doppio appoggio sopra la testa dei difensori. Casa cerca un altro pallone impossibile per Berlogui, intercettato dalla difesa che, come dicevamo prima, non ha nessuna fretta di spingere in questa fase della partita. 4:30 da giocare, più 4 per Bolzano. La partita non è chiusa, ma sarà difficile riaprirla per Rubiera. Bisogna intanto cominciare con questa difesa. Udovcic, Panzic, Turković. Buono l'uno contro uno, si butta dentro. Viene fischiato fallo, ma non rigore. Sarà solo 9 metri. Si pulisce nuovamente il campo. Riparte dai 9 metri. Taglio dell'ala sinistra, Turković all'uno contro uno, Panzic lasciato libero. Stavolta non trova lo specchio, ampiamente sopra la traversa, deve spingere Rubiera dall'altra parte con Casa che va all'uno contro uno, fermato. Il portiere lascia la palla in porta, la recupera Berlogui, batte i 9 metri, Casa, Della Santa,
Non c'è più bisogno di pensare, c'è bisogno di agire per ridurre lo svantaggio. Casa a posizione centrale della Santa, ancora per Casa che proverà l'uno contro uno. Strada prova, gialla per Ceccarini, si inciampa, si fa male alla caviglia. Sembra possa essersi fatto davvero male. Speriamo non sia niente di grave. Si è subito accasciato a terra. Sembra rialzarsi. Lo portano fuori però. Viene accompagnato. Strada, peccato. Al suo posto in campo si prepara Giovanardi. Entrerà Giovanardi. Entra anche Bartoli al posto di Boni, in posizione di ala sinistra. Giovanardi si fermerà a terzino destro. Riprende quindi l'azione offensiva del Rubiera. Quando mancano poco più di 3 minuti a fine partita, Bolzano in questo momento ha 4 lunghezze di vantaggio. Cambio di posizione della Santa Casa che va al centro della Santa, l'uno contro uno, rapidissimo per Casa che si butta tra i due terzi. Rigore 2 minuti. Rigore 2 minuti, bellissima azione. In questa situazione ottimo l'uno contro uno della Santa, che non partendo dal palleggio fa andare velocissima la squadra, perché è dotato di estrema rapidità. Si interrompe quindi il gioco, cronometro fermo con il minutaggio di 26:56, sarà tiro dai 7 metri, nuovamente della Santa. Dalla linea bianca. Non sono stati dati 2 minuti a Bolzano, mi sembra che siano in 6 i giocatori in campo. Ah no, errore mio, scusate. Pejovic evidentemente era al terzo 2 minuti, sarà quindi cartellino rosso, termina per lui la partita quando mancano da giocare 3 minuti sul cronometro. Della Santa, Della Santa, straordinaria rete di Della Santa. Bolzano sicuramente terrà il freno a mano tirato, non spingerà sull'acceleratore, dobbiamo farlo noi. Sì, 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 questa è una fase di partita in cui Rubiera deve solo provare ad attaccare forte senza strani ragionamenti, strane pensate. Dobbiamo essere molto cinici e fare gol. Questa è un'ottima difesa che ci può portare sotto di 2 reti. Casa. Parata, ottima parata del portiere. Anche qua, secondo me, potevamo costruire un'azione diversa. Sì, perché siamo, ricordiamo, col giocatore in più in questo momento, in fase offensiva. In fase difensiva no, perché giocano con l'extra player i ragazzi di Bolzano, i ragazzi di Mister Sporcic. Peccato, questa è un'occasione persa. Il tempo sul cronometro scorre. Panzic prova al tiro, viene fischiato fallo. Rallenta l'azione offensiva Bolzano. Di esperienza viene fischiato passivo. Turković si butta tra 1 e 2, viene fermato. Turković ancora è passivo, trova il tiro ma non trova la rete. Bisogna spingere. Casa per Della Santa che corre come un treno, ritorna da Casa. Gira palla, Giovanardi per Ceccarini. Viene fischiato rigore per il taglio in area. Ricordiamo che a 1 minuto e mezzo dalla fine potremmo andare sotto di 2 reti. Ancora Della Santa che è al momento al 100% da rigore. Non vorrei essere io il gufo di questa situazione, anche perché qui dal Pallaburzi noi praticamente siamo su un trespolo a raccontarvi la partita. Della Santa trova la rete, cambia l'approccio, Ngovitic in porta, cerca di stare sulla linea
della Santa comunque è fenomenale. Uomo in meno adesso in attacco per Bolzano, che deve trovare una soluzione. Turković, Ponzic, Udovcic. Rientra dai due minuti, viene fischiato il fallo a Berlogui. Ultimo minuto da giocare, Turković si butta dentro. Recuperata palla a Ceccarini, no, viene fischiato, no, però fallo, infrazione. La palla tocca al piede di Ceccarini, resta in mano a Bolzano. Passivo, si alzano le braccia, Anzic si alza, tira, traversa, colpisce la traversa, sarà fallo laterale. La palla arriva della Santa, casa. Viene fischiato sfondo e termina probabilmente qui, sì, la partita. Qui la partita. Due lunghezze di vantaggio, mancano 20 secondi alla fine. Fischiato time out per i giocatori di Bolzano. Scelta saggia del mister Sporcic. Peccato per questa situazione. Avrebbe reso interessantissimi sicuramente gli ultimi 30 secondi di gioco. Sì, ci hanno fatto malissimo i primi minuti del secondo tempo, dove eravamo entrati in parità e abbiamo perso un attimo di concentrazione, come spesso ci accade nelle partite. Siamo andati sotto di 5 reti e da lì è stato poi difficile cercare di sorprendere il Bolzano, perché comunque sono molto forti, sono abituati a queste tipologie di partite. Hai ragione Giuseppe, non ci voleva quel parziale di 5 reti a inizio secondo tempo. Se non ci fosse stato, in questo momento saremmo qui a raccontare un'altra partita. Purtroppo così non è, si rientra in campo quando mancano 20 secondi alla fine. Rubiera dovrà cercare di recuperare palla il prima possibile. Saltano gli schemi in campo. Un po' tutto confuso nelle ultimi 20 secondi di partita. Assolutamente però, sì, però viene lasciato possiamo. Libero Di Giulio, che no, tiene la palla, la fa arrivare a Udovcic, para Meletti. Bello, gran bel gol di casa. Trova che bella però, rete casa, che però è inutile. Che però non serve a nulla. Come dicevamo in precedenza. Finisce qua la partita bellissima, fino all'ultimo minuto. Dove Rubiera poteva, aveva e doveva fare meglio, sfruttare meglio questa occasione, perché le qualità, le potenzialità ce le abbiamo. Purtroppo però va a finire sempre così, sempre così. È veramente un peccato che sia andata a finire in questo modo questa partita. La direzione è stata presa sicuramente a inizio secondo tempo, come dicevamo in precedenza. Peccato, Rubiera qui si è vista, secondo me, a tratti decisamente più fresca e più vogliosa rispetto alla partita con Fasano, dove ha lasciato molto più a desiderare in certe fasi della partita. Sì, ti dirò, secondo me le parole del mister che abbiamo citato all'inizio erano quelle fondamentali, quelle con cui iniziare il piglio della partita, e l'abbiamo fatto per un po', però abbiamo questi cali di concentrazione che purtroppo ci fanno male, dobbiamo correggere queste cose qua. Per il resto penso che sia stata una partita fatta e giocata bene da Rubiera. Assolutamente sì, assolutamente sì Giuseppe, si è visto secondo me un altissimo livello di pallamano. Ricordiamo che Bolzano non ha ancora subito una sconfitta stagionale, mentre Rubiera non ha ancora trovato la sua prima vittoria in questo campionato in Serie A Gold. Il livello è stato altissimo, è stato importantissimo. Peccato veramente il risultato finale, 30-29 per Bolzano, che resta imbattuta in questo campionato. Si conclude così l'ottava giornata di Serie A Gold in quel del Palabus di Rubiera, mentre il pubblico saluta i ragazzi. Noi vi auguriamo buona serata qui in cabina di regia con me, lo zio Beppe. Grazie mille per l'ascolto e buona serata, alla prossima. Buona serata a tutti ragazzi.